Ciao a tutti, siamo in diretta dall'Oasi WWF Gole Sagittario e qui con me c'è la direttrice dell'Oasi, Sefora Enzaghi, che ci parlerà un po' delle bellezze e dei segreti di questa magnifica Oasi in Abruzzo. Benvenuti a tutti ad Anversa degli Abruzzi, nella nostra bellissima Oasi WWF dal 1991, un'oasi dalle caratteristiche particolari, è un'area protetta dalle dimensioni ridotte se paragonate alle altre grandi aree protette, ma nonostante questo c'è una ricchezza in biodiversità molto molto elevata. Fra questi gioielli della natura annoveriamo sicuramente il fiordaliso del Sagittario, che è un endemismo tipico di queste gole, e fra gli animali abbiamo il lupo, l'orso, oggi c'è anche il nostro orso Rocco che ci ha portato Marco, l'aquila reale, il falco pellegrino, il gatto selvatico. L'orso è un abitante stabile, una presenza per noi costante e apprezzata, e proprio per lui e per tutti, insomma, gli altri animali che frequentano questo territorio, da anni qui investiamo risorse e tempo per mettere in campo tutte quelle azioni, quelle misure che servono proprio a facilitare la convivenza con queste specie e quindi a garantire loro di potersi muovere in tutta tranquillità e quindi di poter proprio espandere il proprio areale. Questo è l'obiettivo che abbiamo per l'orso. Ottimo, e come accennato da Sefora, vi presentiamo Rocco, la nostra nuova mascotte, con cui in questi giorni, in queste settimane, inizieremo un viaggio in giro per l'Italia per sensibilizzare tutte le persone che hanno responsabilità nella gestione dell'orso bruno messicano per fare tutto quanto è in loro potere per garantire un futuro a questa specie magnifica, unica del nostro paese. E quindi, salutandovi dalle gole Sagittario, vi invito ovviamente a sostenere il nostro progetto Orso 2x50 Natura d'Italia con un semplice SMS al numero 45590. E da gole Sagittario, Marco e Sefora è E tutto. Rocco. E ovviamente, ciao da Rocco. Ciao.